agitazione così, stai sereno, dai. Buongiorno. Venti convocati. Mantovani, Parigini, Loporto, Fabini e Mendez. Sì, Mendez è un problemino alla caviglia. Parigini e Flessori, cioè Loporto e Flessori. Parigina a ginocchio e Mantovani non è ancora a posto. Chi è che c'è il solista? Lo porto. Entrambi i professori? No, un flessore. Prima di entrare nella... Liga. Ma abbiamo fatto, secondo me, un buon mercato. Secondo me. Abbiamo preso tutti i giocatori esperti di categoria, quindi sicuramente abbiamo rafforzato questa squadra. È normale che molti hanno giocato poco e quindi li stiamo un attimino riportando al 100%. Ma era normale questo. Però credo che adesso in difesa abbiamo molte più situazioni, a centrocampo abbiamo molte più situazioni e anche con l'innesto di Ardemani abbiamo altre situazioni in attacco. Diciamo che abbiamo puntellato un po' tutta la squadra. Ma sicuramente qualcuno sì, quelli che si sono sempre allenati con la squadra, che hanno fatto bene nella squadra di appartenenza, è normale che sono... Non sono al 100%, ma sono pronti per scendere in campo. Alcuni, vedi Mantovani, non è ancora al 100%, visto che è stato 6 mesi a casa, si è allenato da solo, quindi deve ancora lavorare. Ma guarda, Rizzo è arrivato che sta bene. Nissen è già da una settimana qui, quindi si sta allenando con noi. E Gazzi ha sempre fatto tutto con la Fiorentina, quindi gli manca il ritmo partita. E a Demagni non ha giocato poco, ma sempre si sta allenando. E Faraoni è arrivato mercoledì sera, sta ancora non è a livello degli altri. Sì, un po' tutto. Prima eravamo un po' contati, no? Quindi dovevamo adattare qualche giocatore, a volte ci ha giocato anche Crescenzi centrale, adesso c'è più scelta, c'è più qualità secondo me. Sono giocatori bravi, si sono messi subito a disposizione, hanno portato anche una mentalità secondo me nuova. Io ho visto questa settimana la squadra che si è allenata molto meglio rispetto alle altre, ma vuoi che è finita il mercato, vuoi che è arrivata gente motivata, quindi è uno stimolo anche a quelli che un po'... avevano quasi sempre il posto assicurato secondo me, no? Quindi c'è questo ballottaggio adesso, questa concorrenza che può far solamente bene per far tirare fuori il massimo da tutti quanti. Niente da impressionare di più di nuovo così? No, guarda, un po' tutti, quello che ho visto poco è Mantovani perché ha fatto una doppia seduta, poi si è affaticato perché non è abituato a questi ritmi, quindi l'ho visto poco, ma si sono messi tutti a disposizione, anche con lo stesso Faraone che è arrivato mercoledì, mi ha fatto una buona impressione. Sono giocatori che si conoscevano, quindi ottimi giocatori. Adesso li dobbiamo riportare al 100%, è normale che piano piano inizieremo a inserirli per fargli fare minutaggio, perché questi devono giocare. Quindi, per entrare in forma devono giocare, l'allenamento non basta. Mercoledì abbiamo fatto l'amichevole con la Primavera, gli ho fatto fare tutti un tempo da 45, quindi hanno retto abbastanza bene quasi tutti. Quanto avete fatto? Due tempi da 40 per esattezza, tutti hanno svolto un tempo e l'hanno fatto a 1000, è normale che un conto è fare un tempo, un conto è fare 90 minuti. Poi bisogna vedere anche le condizioni del campo, se fare un campo pesante, insomma. È normale che bisogna inserirli piano piano. La partita di Vicenza come si legge in questo momento a mercato chiuso in una situazione insomma, di classifica molto corta e ecco, alla luce del fatto che ancora insomma, in questo genere di ritorno manca tutto?
vittoria, manca anche un po' la prestazione, mancano gol, manca un po' tutto in questo giorno di ritorno. Perché è capitato nel giro che c'era il mercato e quindi un pochino la testa un pochino si è un po' fusa, no? Per tutte le notizie che sono uscite fuori. Adesso il mercato è chiuso, abbiamo rifatto una squadra più competitiva, è normale, adesso la dobbiamo assemblare, c'è bisogno di un po' di tempo. E la partita di Vicenza è normale che loro hanno preso poco, hanno cambiato poco, anche se arrivano in un momento un po' di difficoltà perché hanno diversi problemi a livello influenzale di qualificati, quindi noi dobbiamo un attimino andare a fare una partita molto molto intelligente. La prima deve essere molto intelligente, anche perché incontriamo una squadra che dal cambio di allenatore ha avuto benefici. Gioca un 4-3-3, molto semplice, molto lineare, però è una squadra che corrono tutti, si aiutano tutti e quindi si muovono tutti ed è molto difficile andare a incontrare. Quindi è una partita molto delicata per me. Però io credo che con i Messi dei nuovi, con qualche nuovo in campo, con una mentalità un pochino diversa, più da squadra, possiamo andare a fare tutto. Ma guarda, i vecchi li ho visti belli tutti pimpanti e felici, evidentemente i nuovi, ti ripeto, questo ballottaggio secondo me in tutti voi adesso è molto importante, significa che non ti puoi rilassare un attimino, significa che se vuoi stare la partita devi dare il 100%, quindi ho visto una settimana abbastanza importante, fatta sia dai vecchi che dai nuovi. E ai nuovi me l'aspettavo perché c'è tanto entusiasmo. Chi è arrivato con tanto entusiasmo, quindi e ho visto molti vecchi andare a mille, quindi questo è molto importante, ripeto. Poi è normale che stanno, che abbiamo un girone di ritorno dove non abbiamo iniziato con il piede giusto, quindi tutti sono in discussione, tutti possono giocare, come tutti non possono giocare, quindi è normale che adesso con questa qualità che è arrivata, con questi nuovi giocatori, abbiamo la possibilità di scegliere man mano la squadra migliore per affrontare la partita. Mister, le voglio chiedere, al di là insomma, di quello che era l'infortunio e della possibile squalifica, no? Che sarebbe andato in corso del prete, dal punto proprio di vista tecnico e tattico, crede che sia un giocatore che si può facilmente sostituire? Ma guarda, Del Prete ha fatto una prima parte di campionato strepitosa, lui e Crescenzi sono stati diciamo i trascinatori, no, di questa squadra, anche perché giocavamo a 5, quindi erano molto propensi ad attaccare, no? Erano una grande spinta. Il problema è che siamo arrivati a un punto dove è stato fatto un'offerta importante al ragazzo dove non poteva rifiutare, quindi sicuramente è stata una perdita, no? Però adesso dobbiamo valutare chi è arrivato. Io credo che Faraoni ha una buona gamba, da quello che si è visto in questi due giorni, ha una buona gamba e anche un buon piede. Quindi dobbiamo metterlo in difficoltà e sicuramente non farà rimpiangere Del Prete. Però Faraoni non c'è domani. C'è ma non c'è. Domani c'è ma non c'è Faraoni. Ma questo è lo scotto che uno paga quando... mercato di gennaio, no, non credo che anche Del Prete domani non c'è, perché c'è ancora un mese di infortunio che c'entra, quindi si sono rafforzati ma non si sono rafforzati, è normale, però guardare in un già dalla prossima partita potrà stare in campo e cioè potrà dimostrare il proprio valore. Da quello che si è visto mercoledì dalla prima amichevole che mi ha fatto una buona impressione, nonostante fosse arrivato alle 8 di sera, ha fatto il viaggio e tutto quanto, il primo allenamento, è un giocatore di spinta, buoni piedi, può fare più ruoli, perché può fare anche più ruoli, ha fatto più ruoli, che non è una festa, è una promessa questa, no? Calcio italiano, un pochino si è perso, però ha grandi potenzialità. Ti chiedo se Ademagni è l'attaccante con le caratteristiche che volevi, che c'è
pressione, cioè quanto può essere difficile per un giocatore come Ademagni arrivare qui e insomma tenere preso un po' di responsabilità sullo spazio. Ma guarda, Ademagni è un giocatore che ho cercato quando io calcava, calcava di Tirreni, quindi era ancora un ragazzo. E poi c'è stato qui, conosce già la piazza, no? E poi è un giocatore che negli ultimi 2 anni non ha fatto tanto bene, quindi per lui è un ottimo trampolino di lancio questo. Nessuno gli chiede la luna, si è messo subito a disposizione, un ragazzo positivo, sta facendo bene, si è allenato molto bene in settimana, con tanta voglia, quindi anche vuole dimostrare che forse il vecchio allenatore non ha creduto in lui, quindi è una situazione per noi vantaggiosa. Sì. E poi è un ragazzo positivo, quindi è molto importante. Si è adattato bene nello spogliatoio, ci ha fatto amicizia, quindi c'ha tanta voglia, si vede, generoso, quindi ha tanta voglia. Speriamo che possa esordire con un gol. Davanti adesso abbiamo Ademani, Pacinelli, abbiamo, vabbè, oggi non c'è Parigini, abbiamo Lanzafame, Fabinho, insomma, qualcosina in più. Sì, vabbè, Fabinho non c'è, però nella rosa ci abbiamo, insomma, abbiamo diverse alternative e quindi adesso sta a me assemblare una squadra che possa dare i suoi frutti. Arrivo a 4, dai, Diego, arrivo a 4. In che senso? Devo essere sincero. Dico che sei bugiardo. Ma no. Ma io vi direi pure la formazione, qual è il problema? Però dopo vi tolgo tutto il gusto, visto che fate le gare per chi azzecca la formazione. Quindi a me non è un problema dare la formazione. Ok. Possiamo chiudere.